riteniamo necessario e indispensabile ridare un senso a questa giornata che per troppi anni è passata sotto silenzio dalle nostre parti, perché si aveva quasi la convinzione che la festa della liberazione, la resistenza, i sacrifici dei partigiani fossero qualcosa che non interessano il Sud, perché il Sud non ha avuto episodi di resistenza. E invece noi, con un lavoro che stiamo portando avanti da moltissimi anni, abbiamo cercato di spiegare nelle scuole, nei convegni e in tante altre situazioni che il Meridione ha dato un contributo notevole alla resistenza, perché ci sono centinaia e centinaia di meridionali che hanno combattuto nel centro e nel nord Italia con ruoli di primissimo piano nella lotta di resistenza. Per me è un ricordo incancellabile, perché penso di aver dato una spallata all'antifascismo e alla cacciata dell'invasore tedesco. Oggi si festeggia il 25 aprile e le nuove generazioni hanno la fortuna e l'opportunità di festeggiare in piena libertà, cosa che io invece non ho potuto fare per più di 20 anni, perché ho dovuto subirmi il fascismo, la dittatura fascista, che è una cosa proprio da aborrire, proprio da dimenticare. Come funzionerà? Come sarà articolata la staffetta? La staffetta sarà articolata come tutte le staffette nel seguente modo: ci saranno degli staffettisti che partiranno uno dopo l'altro, però anziché scambiarsi il testimone come si usa fare nell'atletica, si scambieranno una copia della Costituzione in modo tale da dimostrare nei 70 anni dalla scrittura della Costituzione, quindi 1947, per ricordare e dimostrare che la Costituzione è stata scritta e voluta da tutti, è stata anche difesa da tutti con recente referendum. Quindi si arriverà in porto, simbolicamente la Costituzione è andata in porto e poi torneremo qui. L'ordine come sarà per quanto riguarda questo passaggio della Costituzione? Sì, anche questo è simbolico, perché il primo staffettista sarà un ragazzo di origine senegalese, Ibrahim, che è arrivato qui con i barconi dopo una serie di storie tragiche alle spalle, scappava dalla guerra. Quindi simbolicamente il partigiano Manenti consegna già con la Costituzione nelle mani di questo ragazzo, e quindi questo ragazzo sarà il primo staffettista. Poi andremo avanti, ci saranno insegnanti, operai, ragazzi, proprio per dimostrare che la partecipazione di tutto il popolo, di tutti quanti, e tra questi ci sarà anche un ragazzo diciamo disabile che ha avuto un incidente ad una gamba, quindi cammina con una protesi, per dimostrare anche in questo caso la partecipazione di tutte, che la disabilità in realtà non esiste se veramente uno ha lo stimolo per andare avanti e arrivare dove vuole arrivare. Fabrizio ha dato una lezione a tutti, perché ci ha insegnato che la disabilità è in ognuno di noi. Enzo, come sta andando sta staffetta? Ti vedo abbastanza tranquillo. Sto andando a piedi, comunque ho visto che c'è molta partecipazione e sono contento, veramente, bene bene. Vuol dire che la gente ha recepito e vuole liberarsi. Ma questa Costituzione bisogna davvero cambiarla oppure va bene così secondo te? Beh, ci sono ovviamente niente perfetto a mio avviso, qualche aggiustamento non è che andrebbe male, però già è a buon punto. Forse devono cambiare modo di ragionare chi ci governa, quello sì, e applicare veramente la Costituzione, perché se si applicasse veramente quella che è la Costituzione andremmo meglio sicuramente tutti quanti. Non mi fare perdere la staffetta, se no perdo la Costituzione.